Salve a tutti e bentornati su New Super Mario Bros. Deluxe. Nello scorso episodio abbiamo completato a fatica le sfide contro il tempo e oggi cominceremo, anzi faremo, le sfide delle monete. 3 salti per 2 monete, usa il salto triplo per raccogliere le monete e arriva al traguardo. Ok, medaglia d'oro, 86 monete, c'è un particolare tempo, ok, sì, solamente, va bene, ok, molto lontana la visuale dal mio personaggio. Ok, dicevo comunque, aspetta, va bene, corri, ho paura di non fare in tempo, no, che non riuscirò mai a prendere, quasi però, quasi. Ok, è difficoltà 1, quindi non sarà affatto difficile farlo abbastanza in fretta, sicuramente in meno di 20 minuti come la scorsa volta. Carino, carino, carino. Però ripeto che il più divertente probabilmente sarà quello che faremo domani. Riproviamoci. E stavolta cerchiamo di non fallire con le monete rosse, perché ho preso tutte le monete tranne le ultime due rosse, quindi è stato giusto quello di non essere stato in grado di calibrarmi molto bene. Aspetta, in effetti potrei prima mettere fuori combattimenti Koopa e poi prendere, cominciare a prendere le monete rosse. Ok, no, aspetta. No, salto non ci sono andato neanche vicino. Ne ho saltata un'altra. Però avrei potuto prendere le due monete rosse se non avessi sbagliato, cavolo. Anche il tempo ce l'ho, quindi sì, posso ancora farlo. Intanto vediamo il replay. Mi mostra, vabbè, intanto vediamo qua. Mi mostra quello migliore, giusto? Ok, allora, tra poco vedremo il mio errore, che è stato saltare con la moneta e tornare poi indietro. Ok, usciamo. È stato questo il mio più grande e credo unico errore importante. Quindi se adesso saltassi sui due Koopa, sui due Paracoopa, senza prendere il cerchio di monete rosse, e poi facessi una speedrun suprema per prendere tutto quanto, potrei farcela. Ok, quindi mettiamo fuori combattimento questo Koopa intanto. No, non voglio lanciarlo perché poi finisce che vado, ok, contro il cerchio di monete rosso, ho sbagliato. Va bene, però sì, è così che si deve fare, credo proprio che sia quello che devo fare. Va bene, se avessi un filo di fuoco potrei prendere molto rapidamente le 86 monete, grazie al fatto che i nemici mi danno monete quando uso il fiore di fuoco, oddio. E togliti, vai. Perfetto, non devo... Sì, sono morto apposta adesso perché ho mancato le monete dietro. Perché ai primi tentativi faccio meglio rispetto agli ultimi? Cosa ho di strano? Vabbè, non importa. Ma perché ogni tanto salto delle monete? Forse non faccio salti troppo alti perché ho paura di andare troppo in là. Però il tempo tanto ce l'ho, quindi vai. Vai. Ok, adesso l'ho presi tutti di nuovo. Oh no. Ok, ho sbagliato ad attivare il cerchio di monete rosse. Guarda che ci penso, se non mettessi fuori combattimenti Koopa, ma... Ok, adesso provo a fare quello che ho in mente. Allora, adesso sto fermo qua. E appena loro si abbassano, parto così. Ok, sì, forse questa è la cosa migliore da fare. Non devo fare il twirl. Però al contempo non devo saltare troppo in là, perché sennò, anziché fare il salto, vado giù dalla piattaforma e faccio il twirl sotto. Ok, va bene. Posso farcela, però non se faccio così. Possibile che al primo tentativo abbia fatto praticamente perfetto e adesso non ce la faccia più. E questa è difficoltà 1.
Ok. Va bene. Ok, non devo neanche fermarmi, non ho neanche bisogno di fermarmi. Perfetto. Stavolta ho buone probabilità di farcela, ce l'ho fatta. Ok, ben fatto. Secondi è anche un tempo accettabile. Rispettabile, anzi, più che accettabile. Ok, ah, di questo c'è solamente un livello di difficoltà? Huh. Allora forse potrei unire a quello di One Up Mania. Va bene, allora andiamo su. Salta sui gumbarelli senza toccare terra per ottenere degli One Up. Tre One Up, ok, tre up in realtà. Non è affatto difficile. Queste missioni sono molto, molto belle. 2 e 3 easy. Va bene, è stato molto molto semplice. E il prossimo me lo ricordo, perché se non sbaglio è con Yukupa. Davvero non ci sono... Perché non ci sono altri livelli di difficoltà? Huh. Ok, allora mi sa che questo video sarà più corto perché non voglio fare anche le altre sfide varie. Strano però che non mi mostri anche quelle dopo. Ok, questa sarà un pochino complessa forse. Ma queste tipi così non troppo. Va bene. Sì, quindi nella prossima parte di New Super Mario Bros. Deluxe completeremo le sfide varie. Quindi sì, alla prossima!